Bene, buongiorno avvocato Gianluca Bogelli, siamo in collegamento con Napoli, un po' più lontano dalle altre volte, la bellissima Napoli che ho visitato un paio di volte. Gianluca Bogelli che poi è il socio fondatore di BG&P Partners, giusto avvocato? Sì, buongiorno, buonasera Presidente. Ecco, e poi mi pare Napoli sì, ma forse a breve aprirete uno studio anche a Roma, giusto? Sì, esattamente. Dovremmo partire a settembre, incrociamo le dita, se tutto va bene, possiamo inaugurare una sede a Roma perché i nostri interessi si espandono, non voglio anticipare la discussione, ma si espandono anche a Roma, all'Italia centrale, una parte delle province meridionali, tra cui una parte della Calabria e una parte della Puglia. Riusciamo a coprire varie zone d'Italia. Bene, mi pare che poi lei a Napoli è in pieno centro, giusto? Sì, a Napoli siamo proprio a 50 metri dalla cattedrale, dal Duomo, quindi siamo proprio esattamente nel cuore del centro storico. Bene, complimenti. Allora passiamo alle nostre classiche domande, avvocato Gianluca Bogelli. Allora, quali sono le materie di interesse dello studio? Dunque, allora, lo studio si occupa prevalentemente di consulenza ed assistenza, quindi sia della fase stragiudiziale sia della fase giudiziale, a imprese e a consumatori. Quindi questo significa, questo è il nostro, diciamo, obiettivo, significa che tocchiamo dal diritto civile al diritto penale, al diritto del lavoro e soprattutto alla materia bancaria, tributaria, cerchiamo di dare una consulenza a 360 gradi, almeno questo aspiriamo a fare, in modo che il cliente, che sia un'impresa o che sia un consumatore, non debba avere più di un riferimento. Perché l'idea che per avere una consulenza globale si debba andare prima da un professionista, poi dall'altro, e insomma girare diversi uffici, diverse strutture, è un'idea a nostro avviso superata, e quindi abbiamo cercato di dare un servizio di consulenza globale. Il core business, come dicono gli anglosassoni, è il diritto bancario, il diritto tributario, il diritto commerciale del lavoro, con diverse penetrazioni nel diritto penale, nel senso che di diritto penale non ci occupiamo di qualsiasi caso, ma selezioniamo le questioni in base alla rilevanza e anche alla delicatezza. Ci sono reati, i reati comuni, ecco, per esempio, non li trattiamo, trattiamo i reati di natura familiare, di natura imprenditoriale, come possono essere i reati tributari, e tutti quelli nell'ambito dell'esercizio dell'impresa, quindi curiamo e assistiamo l'imprenditore anche nella fase patologica dell'attività, e quindi ad esempio le bancarotte, le responsabilità che stanno per nascere con il codice della crisi. Bene, quindi in poche parole il codice, il penale bianco, giusto? Si dice così. Esatto, quello il che penale si bianco. Bene. Quindi lei mi ha già risposto anche alla seconda domanda, cosa contraddistingue lo studio, e mi fa noto con piacere la questione penale, perché abbiamo bisogno di, nell'ambito del network, di professionisti che sappiano anche del penale bianco. Quindi complimenti per questo. Ecco, sì, mi scusi, ovviamente, chiaramente non sono in grado di fare tutto io personalmente. Ci sono altri professionisti, siamo in sei, e cerchiamo di ovviamente ciascuno con la propria specializzazione. C'è una collega penalista che insieme però con me, che mi occupo del tributario e del diritto bancario, ovviamente lavoriamo in team. Ecco, questo non vorrei dare l'impressione è questo il vincente del team, no? Essere molti professionisti che si interfacciano e ognuno porta il contributo professionale sulla vicenda, sulla pratica.
Questo è molto importante. Quindi abbiamo detto che collabora con altri professionisti interni o esterni allo studio, accennava prima che vi state, oltre a Roma, siete anche nel sud presente, giusto? Sì, esatto. Allora, i territori del Mezzogiorno e dell'Italia centrale, Roma inclusa, è un'ora da Napoli. Non ci sarebbe neanche bisogno di aprire uno studio. Però la mia frequenza a Roma è talmente alta, ormai una volta, anche due volte a settimana, per una ragione di interesse, un insieme di ragioni e di interessi di natura professionale, che quindi conviene aprire un punto d'appoggio insieme con altri colleghi romani. Avremo un appoggio, una sede sul territorio. Le altre zone del Mezzogiorno che sono facilmente raggiungibili non necessitano di una sede fisica. Abbiamo dei clienti a Matera, abbiamo dei clienti a Bari, abbiamo dei clienti in tutta la Campania, ovviamente questo è pure inutile dirlo, nel Basso Lazio e nell'Umbria. Se volessimo svilupparci ulteriormente non ci sarebbe grossa difficoltà. Aspettiamo, ovviamente, per fare grandi investimenti aspettiamo delle occasioni importanti. Intanto Roma è un progetto che si sta per realizzare e a settembre partiremo. Bene, questo ci fa nuovamente piacere, perché il Sud era scoperto per quanto riguarda il network tecnico-giuridico, e quindi siamo consapevoli che d'ora in poi lei, avvocato Giampaolo Bozzelli, potrà coprire questo settore per il network e per l'AIB. Ecco, nel suo caso, avendo già uno studio associato e un'apertura breve, come dicevamo prima, a Roma, cosa l'ha portata a iscriversi al network, avendo già lei un team qualificato e multidisciplinare? Dunque, l'idea di un gruppo che si metta in rete di professionisti che siano sensibili alla questione etica è un'idea che mi è già venuta da diversi anni. Io nel 2007 fondai un'associazione che poi non sono stato in grado di portare avanti, però la sensibilizzazione nei confronti del problema etico l'ho sempre avuta. Credo che quindi l'associazione mi è piaciuta e mi ha ispirato nel chiedere l'adesione, ne faccio parte ancora da poco, quindi, ma mi auguro di fare belle cose insieme, perché la ragione, il problema etico è un problema al centro, a mio avviso, della società italiana e del mondo delle professioni, in particolar modo del mondo del territorio del Mezzogiorno, che subisce, oltre al degrado dei valori e del sistema Italia, un degrado ulteriore che è quello che deriva dall'abbandono di questo territorio da parte dello Stato da troppi anni. Quindi mi viene da dire che la mia sensibilità, oltre ad essere una sensibilità personale e professionale, è una sensibilità che deriva anche dalla necessità che il territorio in cui vivo, in cui abito, in cui esercito la mia professione, fa emergere quotidianamente. Faccio un piccolo esempio: nella materia del diritto bancario, che è quella di maggiore competenza dello studio per quanto riguarda il mio intervento personale, i colleghi del nord riescono a fare le trattative con la banca. Qui al sud non si presentano neanche in mediazione, raramente ti rispondono a una lettera. Ecco, si parte svantaggiati doppiamente, per una questione etica e per una questione, diciamo, di discriminazione territoriale. Abbiamo più difficoltà rispetto al nord. Io credo che riportare al centro del nostro dibattito della società italiana, ma in particolare del mercato, per esempio, creditizio, perché di quello che stiamo parlando, no, tra etica e banche, la questione etica non può che portare un grande vantaggio a tutta la società e in particolare alla società meridionale.
La ringrazio molto di queste parole che mi colpiscono molto e mi introducono a quello che è il convegno dove lei parteciperà il 14 ottobre a Milano e dove relazionerà su questo, dove parleremo proprio e vorremmo fare un sogno, diciamo quel sogno di Martin Luther King, non vogliamo paragonarci a lui per l'amor di Dio, si ricorda, ma lei è molto giovane, quel famoso discorso, ho un sogno che i miei bambini... Ho sentito, non solo ripetuto da Obama, ma l'ho visto nei... Benissimo. Potrebbe essere che abbiamo anche noi un sogno che l'etica pian pianina alberghi nelle professioni, alberghi nella giustizia, abbiamo visto cosa sta succedendo ultimamente nel CSM, e alberghi anche in noi imprenditori, cioè una nuova era, un nuovo rinascimento etico. Quindi a Milano cerchiamo di porre questa questione e di introdurla per gli anni a divenire, per noi, per i nostri figli e per i nostri nipoti. Lei parlerà proprio a Milano di il merito creditizio nella crisi, giusto? Vuole sì. Dire due parole su questo? Esatto. Non voglio anticipare nulla perché poi dopo l'evento di Milano magistralmente organizzato, di cui mi onoro di essere, di far parte, dovrà avere poi anche degli elementi di sorpresa, quindi non possiamo certo. Accennare. Però ecco, uno spunto importante a mio avviso è la questione del merito creditizio. È stato oggetto di alcune mie pubblicazioni che si trovano adesso anche ancora in vendita nel 2015, nel 2018, ma anche precedentemente mi sono occupato dal 2007-2008 della centrale dei rischi, dove i dati personali vengono immessi nel sistema creditizio. Per carità, nessuno critica l'idea che ci sia una centrale, una rete di informazioni creditizie che gli istituti di credito possano tra di loro gestire. Il problema è l'utilizzo di queste banche dati che contengono le informazioni. L'utilizzo, perché non è l'utilizzo della banca, alla fine è l'utilizzo da parte di un essere umano che si trova dietro un computer e può decidere della vita delle persone, se possono avere un finanziamento, se possono accedere a un mutuo e quindi se potranno comprare la casa o dovranno rimanere in affitto, di un imprenditore che ha bisogno di un'apertura di credito per fare un certo affare e quindi sviluppare le proprie attività, oppure è rassegnato a rimanere nell'ambito del limite del fatturato che ha ottenuto, oppure addirittura di non riuscire neanche a pagare quello che deve pagare. Ecco perché, a mio avviso, il trattamento dei dati relativi al merito che viene fatto dagli istituti bancari dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione. In particolare, nel codice della crisi, a mio avviso, c'è un punto di arrivo molto interessante, di cui poi credo che riusciremo a discutere con il Presidente, anche col Presidente della Commissione, il Presidente Rohrdorf, che è stato invitato e che farà una relazione, immagino, magistrale su come si è arrivati al codice. È una inserita una norma di piccolo conto che però dà realizzazione a chi come me si è occupato di merito creditizio da diversi anni. E voglio dire, nella procedura da sovraindebitamento, in particolare quella del piano del consumatore, cioè quella di chi, delle famiglie che si trovano in difficoltà e che non riescono più a pagare, era previsto che non fosse necessario l'accordo da parte dei creditori. Ecco, ma mi permetta, avvocato, fermiamoci qua, se no la sorpresa, se no dopo scappa la sorpresa. Ah, ragione. Va bene, mi scusi tanto. Andiamo all'altra domanda: cosa la colpisce del network e perché crede in questo organismo? Lei mi ha già un po' risposto prima, ma in poche parole cosa la colpisce, diciamo, oltre all'etica, a quello che ha sottolineato lei, all'amare la sua regione, amare il sud e quindi portare
maggior credito proprio a queste regioni. Cosa la colpisce? Mi piace l'idea che con questo spirito comune ci si possa mettere in rete, si possa dare un supporto ai professionisti che non hanno questa specializzazione, alle imprese che hanno bisogno di una consulenza preventiva, alle famiglie, quindi anche ai consumatori che ne hanno necessità, che si trovano in difficoltà, in una fase anche ormai patologica del rapporto, che si possa creare una rete nella quale, coprendo tutta la penisola, tutti i professionisti del network possono aiutare non solo singolarmente a secondo del territorio, ma anche insieme, riunendosi, sviluppando delle idee che possono essere delle proposte di legge, che possono essere delle strategie coordinate e comuni, perché vede, il magistrato deve fare la sentenza sulla base della domanda dell'avvocato. Se l'avvocato sbaglia la domanda, il magistrato, per quanto possa essere benvolente, purtroppo sarà impedito di fare una buona sentenza. Ha perfettamente ragione, perché facciamo fare le buone sentenze ai magistrati, poi si crea l'orientamento giurisprudenziale favorevole. Ecco, questo è il motivo per cui ho pensato che una rete, senza trattenersi i propri segreti professionali nelle mura del proprio studio, ma aprirsi a un network, questa è la risposta alla sua domanda, e condividere con altri professionisti i propri risultati professionali, mettendoli a disposizione per creare un orientamento giurisprudenziale. È appieno proprio quello che era il nostro intendimento di fare. Veramente complimenti di nuovo per queste parole. Ecco, l'ultima domanda, la penultima: quali sono gli obiettivi che vorrebbe raggiungere? Me li ha già risposto, assieme agli altri professionisti iscritti al network, ma farei un'aggiunta. Lei parlava di leggi. Io sono anni che sto cercando di mettere vicino i professionisti per formulare una legge giusta. Lo sappiamo che i tribunali e le procure sono piene di pratiche, come dice lei, domande non fatte, articolo 96 per lite temeraria, diciamo che gran parte è colpa nostra, fra virgolette, no? E gran parte poi dei giudici che non riescono a interpretare bene le leggi. Quindi poniamoci anche questo: formulare una legge affinché la 108 e 96, la 44, 99 e la 3 2012 vengano giustamente interpretate. È d'accordo su questo? Assolutamente d'accordo, anche se mi viene da pensare che hai voglia in Italia a fare leggi di interpretazione della legge, perché la 108 del 96 che lei ha citato sull'usura è stata interpretata da una legge di interpretazione autentica. Vero. Del 2000. E non è bastato, che ha detto espressamente che, per esempio, lei mi ha colto su un punto sensibile, perché ho decine di cause sull'usura, ha detto che l'usura deve essere parametrata anche ai tassi di mora, e quindi non solo sui tassi corrispettivi. Hai voglia a fare le leggi di interpretazione? Viene tutto evidentemente stravolto e viene tutto interpretato come seconda delle opportunità. Però lei ha individuato la soluzione, a mio avviso, cioè mettersi insieme, formulare anche una proposta di legge seria e condivisibile, e poi fare attività di lobbying affinché attività di lobby assolutamente lecita e consentita, affinché questa proposta di legge vada in Parlamento e vada in qualche modo spinta fino all'approvazione. Peccato che siamo lontani, avrei piacere di stringerle la mano, mi ha colto proprio nel cuore, veramente, e sono le idee che stiamo portando avanti, vediamo di farcela, sono entusiasta di quello che dice, di quello che ha detto, e speriamo, ripeto, di farcela. Allora, noi siamo alla conclusione dell'intervista.
La ringraziamo vivamente del tempo che ci ha dedicato e esco da questo collegamento Skype con nuovo entusiasmo, pure nella mia anzianità esco fuori con entusiasmo, perché vedo che ci sono persone come lei e come gli altri che veramente vogliono proseguire su questa strada. Grazie. Io ci credo, Presidente. Grazie, Avvocato, e auguri di buon lavoro. Grazie, buona giornata, buona serata. Grazie.